L'approccio medico al trattamento dell'obesità si basa non soltanto su un cambiamento dello stile di vita, delle abitudini alimentari, ma anche sull'utilizzo di un numero limitato di farmaci che comunque ha dimostrato nel tempo un'efficacia parziale nel mantenimento del calo ponderale a lungo termine. Negli ultimi anni abbiamo messo a punto una nuova metodica per favorire il calo ponderale nei pazienti obesi. Si tratta della stimolazione magnetica transcranica. È una tecnica di induzione elettromagnetica che si caratterizza per stimolare determinate aree della corteccia cerebrale e nello stesso tempo anche in grado di modulare il sistema dopaminergico. Per queste sue caratteristiche, la stimolazione magnetica transcranica è stata ed è ampiamente utilizzata nel trattamento di numerosi disturbi neuropsichiatrici. Dal momento che nell'obesità vi è un'alterazione del controllo del comportamento alimentare da parte della corteccia prefrontale, una disfunzione del sistema dopaminergico, abbiamo ipotizzato che questa metodica potesse essere efficace nel favorire il calo ponderale e il controllo del desiderio di cibo. Infatti abbiamo messo a punto uno studio durato diversi anni che ne ha appunto dimostrato l'efficacia nel favorire il calo di peso fino a un 9% del peso corporeo iniziale e nello stesso tempo anche un mantenimento duraturo del calo ponderale raggiunto. I possibili meccanismi che sono coinvolti in questo sono appunto una maggiore attivazione della corteccia prefrontale, quindi un maggior controllo sul comportamento alimentare, una modulazione del sistema dopaminergico e quindi il controllo della cosiddetta fame edonica e in parte anche un'attivazione della corteccia motoria con uno stimolo sull'attività fisica nei pazienti obesi.